bugiardo, sfortunato eppure sfacciato. Ecco l'identikit dell'uomo che attorno alle 4.30 di stamattina è stato fermato dagli uomini della squadra volante di Lucca e denunciato per tentato furto aggravato. RF, 49enne, residente a Napoli, appena giunto a Lucca, doveva essere all'oscuro che proprio di fianco a Piazzale Risorgimento ci fosse la questura, certamente ignaro che la bicicletta che stava cercando di rubare fosse proprio di uno dei due agenti della polizia chiamati per fermarlo. Infatti i colleghi della centrale operativa lo stavano osservando dalle videocamere di sorveglianza. Pochi passi per ritrovarsi a dover rispondere alle domande dei poliziotti, che una volta identificato anche qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, gli hanno chiesto cosa facesse a Lucca. La risposta deve aver fatto sorridere gli agenti. Che l'autore del tentato furto potesse essere anche un partecipante al concorso per insegnanti di scuola elementare, che tanta polemica sta suscitando a Lucca, non deve aver convinto i poliziotti se non per il tempo della risata. Infatti l'uomo è stato denunciato per il reato commesso e munito di foglio di via obbligatorio con l'obbligo di presentarsi al comune di residenza ed il divieto di tornare a Lucca per i prossimi 2 anni. Altro che concorso per insegnanti.